Buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata della rubrica previdenziale di ANF. Io sono Barbarossa, come sempre, con me c'è oggi il segretario generale Giampaolo Di Marco. Ciao Giampaolo, grazie. Buongiorno Urbano. Allora, Giampaolo, ieri abbiamo assistito insieme, abbiamo seguito insieme la presentazione presso Cassa Forense del rapporto sulla monocommittenza. Un tema a noi storicamente molto caro, vorrei ricordare e vantare il fatto, rivendicare il fatto che con l'Associazione Nazionale Forense è stata la prima associazione, fin dal lontano 2010, nel Consiglio Nazionale di Firenze, peraltro, che ha discusso e ha denunciato il tema dei colleghi che lavorano in regime di committenza, cioè di coloro che i quali lavorano esclusivamente o in gran parte del loro tempo dedicato al lavoro per un altro collega. È uscito questo rapporto, volevo un po' sentire le tue impressioni su quello che abbiamo sentito ieri. Ma innanzitutto grazie Urbano per avermi invitato a questa rubrica che vedo che cresce di settimana in settimana e questo non può far altro che farmi piacere, soprattutto perché è una rubrica di approfondimento ma anche di servizio, quindi consente a tutti i nostri colleghi di trovare uno spazio immediato all'interno del quale trovare eventuali risposte a temi spinosi come quelli della cassa forense o comunque in generale dell'assistenza. Cosa dire del rapporto di ieri? Allora, mi hanno stupito un paio di cose. La prima, appunto, quella che tu hai ricordato, che si è voluto far trattare il tema ad altri, rendendo addirittura più recente il tempo di trattazione, quindi risalente solo a qualche anno. In realtà, appunto, tu giustamente hai ricordato che ANF da 13 anni parla, talvolta anche brontola, dell'affrontare il tema della monocommittenza. La seconda è che si è velatamente voluto far passare il messaggio che i numeri, in fin dei conti, non fossero così significativi. Io ho scorso il rapporto e ovviamente grazie alla lingua italiana che è molto duttile, molto flessibile, ci sono dei passaggi che dicono e non dicono, i numeri parlano da soli, ma poi l'interpretazione di quei numeri, ecco, non lascia trasparire un bisogno, immediato di affrontare il tema della monocommittenza in maniera approfondita. Sì, qualcuno lo ha detto che è necessario affrontarlo nella prospettiva futura a 10 anni, a 15 anni, a 20 anni, ma la cosa che un po' più mi ha preoccupato è che non si è voluto prendere di petto, in ragione dei numeri, che sia l'1% che sia il 50%, quale sia lo statuto dell'avvocato monocommittente, cioè quale sia la prospettiva o la prospettazione normativa in termini di disciplina del rapporto che si voglia dare, perché non si è voluta nominare la subordinazione, o si è voluta nascondere dietro la questione dell'autonomia e dell'indipendenza, ma su questo potremmo aprire un focus su quanto un rapporto di natura contrattuale subspecie subordinato sia in grado di minare l'autonomia e l'indipendenza, e credo che questo non lo possa fare un'indagine come questa, ma lo debba fare una verifica sul campo, quindi affrontando in punto di diritto il tema, coordinando l'aspetto contrattuale civilistico con l'aspetto normativo di carattere legge professionale e quindi deontologico. Dall'altra, appunto, mi stupiva la circostanza che quei numeri lasciavano un po' trasparire, appunto, la necessità di diciamo, non abbiamo un'emergenza monocommittenza, ecco, in termini numerici. Bisogna affrontare il tema, la politica ha bisogno di avere un'avvocatura unita e su questo posso essere d'accordo, però ecco, per essere d'accordo bisogna dire quali sono i punti dai quali si parte, i punti di partenza dai quali si parte. Quindi subordinazione, parasubordinazione, esclusività, autonomia, indipendenza, ecco, diciamo queste 5, 6, 7 parole cardine del
della monocommittenza, ciascuna di esse deve essere scrutinata adeguatamente e ciascuna di esse deve essere affrontata sul piano normativo e sul piano ovviamente diciamo politico ma anche previdenziale, perché qualcuno correttamente ha individuato in una visione prospettica la circostanza che ci potrebbe, anzi sicuramente ci sarà una ripercussione della disciplina della monocommittenza rispetto ai rapporti con Cassa Forense. Si è nuovamente parlato dell'inverno demografico, ma riferito non alle nascite quanto alla partecipazione, alla capacità. Tu ricorderai, io e te eravamo al primo rapporto Censis Cassa Forense 2022, quando tu stesso, nell'intervista resa dentro la stessa sala, ecco, dicesti, è evidente che il rapporto di oggi ci sta dicendo che la nostra professione non è più attrattiva, non è più in grado di soddisfare i bisogni e le esigenze dei singoli. Dall'altro però, la monocommittenza, se disciplinata adeguatamente, se consente di sentirsi ancora avvocati nonostante il modus con il quale questa si esercita, potrebbe essere un punto di attrazione, di nuova attrattiva per generazioni che per lungo tempo hanno sentito brontolare che l'avvocatura non garantisce redditività se non dopo un certo tempo, ma se noi pensiamo alla monocommittenza, la nuova capacità organizzativa di uno studio legale, le nuove tecnologie, probabilmente mettendo insieme questi ingredienti dell'innovazione e del cambiamento potremmo rendere nuovamente attrattiva la nostra professione. Il problema della monocommittenza quindi non deve essere un problema datoriale, deve essere un problema anche datoriale, nel senso non va curato solo l'aspetto del numero degli avvocati che poi si servono di colleghi in una forma stabile e quasi esclusiva, diciamo così. È un problema che coinvolge tutti i 240.000 gli avvocati, sia chi li utilizza, sia chi ne ha bisogno per affrontare la propria professione. Secondo me, ecco, affrontata con questa chiave di lettura non può che giovare alla professione e soprattutto appunto alla sua capacità attrattiva. E magari facendo anche immaginare un percorso particolare in termini di gestione del rapporto sin dal momento in cui una scelta si fa da ragazzi. Inutile dirsi, Urbano, che credo che ognuno di noi abbia attraversato un periodo di monocommittenza nella propria vita professionale. Lo ha attraversato quando era praticante, lo avrà attraversato quando ai primi anni della propria professione si trovava presso lo studio del proprio dominus con il quale aveva un rapporto stabile, costante e quotidiano. Ecco, ognuno di noi la ricorda un po' in maniera diversa, chi veniva retribuito, chi non veniva retribuito. Quindi il problema del rapporto tra due avvocati c'è sempre stato. Oggi però c'è bisogno di dargli una stabile organizzazione, ma non, ripeto, in termini di avvocati datoriali brutti e cattivi e di poveri sfortunati, ma tutti e 240.000 dobbiamo trovare una forma di tutela a questo rapporto che innegabilmente esiste e non dobbiamo attendere, e questo condivido quello che è uscito ieri, non dobbiamo attendere che qualcun altro lo faccia al posto nostro e ovviamente lo farà secondo il proprio sentimento del momento. Diciamo quindi che abbiamo un tema che va ricondotto probabilmente al più ampio tema della riorganizzazione completa dei nostri studi, del nostro modo di lavorare e di strutturarci. Certo non aiuta un approccio ideologico come quello che sinceramente abbiamo sentito sbandierare anche ieri in più circostanze, sul richiamo a dei principi che esistono ma che non hanno forse alla fine anche poco a che vedere col problema della monocommittenza, che è quello dell'autonomia, dell'indipendenza, come se non esistessero già esperienze di monocommittenza nel nostro paese. Su tutti richiamiamo gli avvocati dipendenti degli enti pubblici, che sono avvocati e sono, pur tuttavia, sono autonomi, indipendenti e gestiscono chiaramente. Quindi
quindi se abbandoniamo un approccio ideologico e ragioniamo in termini più strutturali, forse si potrà arrivare potremmo diciamo approcciare la strada giusta. Ora abbiamo di fronte il congresso, da qui a pochi, a 2 settimane, ormai 3 settimane. Non si sa, Giampaolo, cosa uscirà da questo congresso. Anche ieri è stato detto che bisognerà affrontare una fase costituente dell'avvocatura, diciamo. Quindi ho paura che anche questo congresso potrà rappresentare un passaggio a vuoto da questo punto di vista. Guarda, Urbano, di questa cosa se ne è parlato in sedi non proprie, in convegni, eventi e quant'altro. Quando e se dovesse pervenire ufficialmente una richiesta relativamente all'idea di un tavolo costituente della nuova legge professionale, noi che abbiamo una storia di appartenenza a temi come questi molto molto vicina, talvolta anche un po' esageratamente polemica, ma comunque approfondita, comunque pronta ad uno studio delle esigenze della professione attraverso la declinazione normativa, perché non ci dimentichiamo che tradurre le nuove esigenze dell'avvocatura in un testo normativo non sarà una partita semplice, ma da qui a palle in tribuna piuttosto che partite non giocate, credo che sia un gesto profondamente irresponsabile. Non, per ragioni di costi, anche diciamo così, per ragioni di costi legati a quelli che sono i costi del congresso che abbiamo conosciuto. Ma perché non c'è più tempo, in quanto usciti dal congresso, la mattina dopo non abbiamo un Parlamento che approva una nostra legge professionale. Bisognerà affrontare l'arena parlamentare per far scrivere, far approvare, scrivere prima e approvare dopo una legge professionale. E questa è la cosa che più di ogni altro mi preoccupa, perché l'avvocatura, se non ha prontamente un testo da dire, noi siamo convinti che questa sia l'avvocatura del 2050 all'interno di una legge professionale, sarà difficile trovare una quadra poi dal punto di vista politico, ma non interno nostro, politico con intendo la politica parlamentare. Quindi è fondamentale che da questo congresso si esca con delle idee chiare, senza sveltine, senza detti e non detti, senza, ecco, come dire, mezze misure. Bisogna avere il coraggio del cambiamento. E questo lo dico anche alla nostra associazione. La nostra associazione è stata quella che negli ultimi anni più di ogni altra si è esposta sui temi della legge professionale. Forse ha perso un po' di vista gli aspetti quotidiani e pratici della legge professionale, concentrandosi su aspetti ordinamentali o di natura elettiva. Va benissimo perché comunque ha contribuito in maniera significativa al dibattito, ma anche noi dobbiamo avere il coraggio di mantenere la nostra casacca, ma di giocare una partita, come qualcuno ha detto, in maniera molto intelligente non solo per noi, ma per l'avvocatura. Questo è quello che ci viene chiesto e mi auguro che ci sia senso di responsabilità, senso di lealtà e soprattutto una grandissima capacità costruttiva come solo ANF ha avuto nel corso degli ultimi anni, nonostante appunto quello a cui abbiamo assistito nel congresso di Rimini, dove abbiamo dovuto abbandonare l'aula, nel congresso di Catania, dove abbiamo potuto ritirare le mozioni. Sempre parte attiva, sempre vigile, però oggi è il caso di essere una parte significativa perché abbiamo, e tu lo sai, già provato ad elaborare una declinazione di testo di 247 sulla base di quelli che sono i nostri deliberati congressuali. Quindi, ove non dovessimo trovare adeguato ristoro, fra virgolette, alla nostra attività all'interno di questo congresso, vorrà dire che la partita ce la giocheremo da soli.
Va bene, grazie Gianpaolo. Oggi abbiamo parlato forse un po' meno di temi prettamente previdenziali, abbiamo fatto però un ragionamento molto interessante, almeno credo, almeno credo. Grazie ancora Gianpaolo, grazie a tutti, buona giornata. Grazie Urbano, Grazie. buongiorno a tutti.